Innanzitutto grazie alla residenza che ci ospita e grazie al suo direttore, in particolare per aver messo a disposizione anche questi locali che ci permettono un accesso direttamente dall'esterno per questo momento che accompagna ciò che sta avvenendo due piani sopra di noi, dico bene, due piani sopra di noi, cioè la vaccinazione di ospiti e personale della residenza di Rodello, che per chi è figlio di questa terra rappresenta un luogo ben conosciuto e nei confronti del quale c'è tanta ammirazione e rispetto per le grandi capacità che ci sono in questa struttura riabilitative. Tanti di noi, credo tutti, hanno un parente che è stato all'interno di questa struttura e che è guarito all'interno di questa struttura. E quindi grazie naturalmente al suo direttore, ma questa non è solo una casa in cui si riabilitano le persone con grande capacità e competenza, è anche una residenza per anziani, una residenza per anziani in un luogo meraviglioso delle nostre Langhe ed è un luogo che noi abbiamo scelto come regione insieme alle altre due residenze, una Asti e l'altra Novara, in cui in questo momento si stanno inoculando le iniezioni del vaccino. Voglio ringraziare il sindaco di Rodello che è con noi, il senatore Marco Perosino, il consigliere Martinetti, il consigliere regionale Martinetti, che ha voluto accompagnarmi qua oggi, e naturalmente chi è accanto a me, innanzitutto Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, che non solo è il nostro carissimo vescovo del nostro territorio, ma lui è anche il responsabile, o meglio il coordinatore di tutti i vescovi del Piemonte per quanto riguarda le materie legate alla salute, alla sanità e alla socioassistenza, e quindi a questa veste per noi estremamente significativa. Io sono molto grato a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo di essere qua, ma gli sono anche grato e riconoscente perché nella messa di questa mattina, in una piccola frazione, alla Nunziata di La Morra, ha voluto ricordare anche questa giornata e pregare per questa giornata. Io credo che questo sia stato il modo migliore per incominciare. Accanto a me naturalmente il direttore generale dell'ASL, il dottor Veglio, il dottor Cassissa che è qua con noi, l'ASL naturalmente partner in tutto ciò che riguarda la salute. In questo momento nella nostra provincia di Cuneo, nell'ospedale di Cuneo, nell'ospedale ARD, si stanno svolgendo i vaccini per il personale, mentre in quest'altra parte di provincia abbiamo scelto questo luogo per gli anziani, per gli ospiti della casa di cura e per il personale di questa. Ve lo dico anche con un po' di commozione personale perché è dal 21 febbraio che noi tutti stiamo combattendo questa battaglia. Io facevo il presidente da poco più di 6 mesi quando è arrivata il coronavirus, è arrivato il Covid a sconvolgere i piani, i progetti, le aspettative, tutto quello che era in cantiere per questo anno 2020, che invece ci ha visto concentrati tutti quanti a combattere contro questa emergenza. Questa emergenza di cui non conoscevamo nulla, perché a febbraio non conoscevamo nulla, che abbiamo iniziato a conoscere meglio, che ha avuto già due fasi che hanno colpito la nostra Italia, ma il nostro mondo, ma che oggi abbiamo la forza di affrontare con uno strumento in più. Questa è un'arma in più. Fino ad oggi il Covid l'abbiamo contrastato curando, nella cura nelle strutture, nella cura ospedaliera, nella cura domiciliare, si sono fatti dei passi avanti importanti e quindi la cura ha avuto un'evoluzione medico-scientifica molto importante. L'abbiamo combattuto con le misure di contenimento che abbiamo pagato tutti quanti noi, rinunciando a pezzi importanti della nostra libertà personale. L'abbiamo pagato con il sacrificio economico che stanno facendo tanti nostri concittadini che non possono lavorare, a cui viene data l'impossibilità di portare avanti la propria attività, il proprio negozio, la propria struttura. Quindi contenimento e cura erano le armi che avevamo per combattere il Covid. Oggi ce n'è una in più che si chiama vaccino ed è quella che può essere determinante, ed è quella in cui noi crediamo. Dobbiamo crederci, dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni sanitarie europee, nelle istituzioni sanitarie italiane e dobbiamo davvero avere la speranza, ma una speranza ben fondata e ben radicata nella scienza, che quest'arma in più possa davvero permetterci di
di sconfiggere in via definitiva il Covid. In via definitiva perché purtroppo abbiamo visto già tante volte come a ondate di piena, poi ci sono momenti di tranquillità, ma che poi hanno altre ondate di piena e che non ti permettono di ripartire a vivere una vita normale.